Allora, buonasera. Allora, questo video è rivolto innanzitutto a Serena. È un video ringraziamento a Serena per la recensione che ci ha fatto all'ormai leggendario film Due banane, 2003 arance. Che è stato bellissima recensione, generosa recensione. Generosissima recensione. E comincerò col dire che non la meritiamo. Citazione che probabilmente capiamo solo io e Serena. Vabbè, ma a parte questo. Perché non la meritiamo, però? Perché non la meritiamo? Perché lei è stata troppo generosa. Molto generosa e ha citato, diciamo, degli standard che, ammettiamo, per noi sono fuori, non dico fuori portata, però insomma sono un pochino più su rispetto ai nostri, o quelli che erano gli intenti iniziali del lungometraggio, insomma, di questo Due banane, 2003 arance. Vabbè, innanzitutto ci ha fatto pubblicità perché comunque è vero che l'anno scorso era 18 anni, quindi c'è stato questo rilancio, il fatto che è stato portato in Full HD, seppur con i limiti tanto della tecnologia in parte analogica, perché la prima parte era maggiormente girata in analogico. Certo, anche però, visto che ormai ce l'ha fatta, i complimenti, noi incassiamo, ce li teniamo con grande... Teniamo anche la pubblicità fatta. Quindi cominciamo ad analizzare, non dico punto per punto perché cerchiamo di essere rapidi, perché non vogliamo far addormentare nessuno, però ecco, Serena, ci rivolgiamo direttamente, tu citi nomi grossi, importanti, uno per tutti, Bergman. Allora io non è che non lo conoscessi, però non posso dire di essere un ammiratore della prima, però... Come possiamo vedere, non so se si vede, pubblicità. Ho cominciato a studiare, cioè avevo qualcosina, ho visto, però ho recuperato le cose che hai citato, Il posto delle fragole, qualche film, un'estate d'amore. Allora, ovviamente parliamo, se uno confronta due film, ovviamente i due o tre film, insomma, quelli che hai citato con il nostro, ovviamente di primo acchito non ci trova assolutamente, nemmeno lontanamente, trova qualcosa di... Però diciamo così, come dici tu, una certa, se non ricordo male, era la sua la citazione, vivo sempre nel mio sogno e ogni tanto faccio, diciamo, un salto, una visita alla realtà, se non sbaglio, la sua. E più o meno, ecco, quello posso ammettere che può rispecchiare quello che era anche, diciamo, erano i nostri sentimenti dell'epoca. Quindi questo sogno appunto da perenne, diciamo così, che abbiamo in qualche modo convogliato nel film, quindi questo desiderio di fare sto salto, di esplodere, che noi abbiamo concretizzato con il film, e nel film si sente, si percepisce, viene fuori, insomma. Il film è sia film... ma è anche narrato con la voce, che in realtà, lo ammetto anche lì, la narrazione, la voce esterna, la voce narrante è stato un escamotage per accorciare il film, che inizialmente durava 2 ore e 3 quarti. Quindi siccome ci sono stati i beta tester, come si chiamano, delle lamentele, si strappavano la faccia, insomma, gente che se lo buttava di sotto, queste robe così, allora abbiamo detto forse è il caso di riguardare, sottile, scusate, ci hanno fatto capire che forse era il caso di dare una piccola sforbiciata. Allora è entrata in... Anche se c'erano delle scene molto simpatiche, quelle è stato un peccato. Eravamo anche legati, perché poi erano le prime, se non ricordo male. Esatto, quelle, ad esempio la 500, tra virgolette, 500 magica, che da fuori era una 500, all'interno invece era una multipla come spazi, dove noi passavamo appunto c'era una sequenza in cui c'era uno appunto una... Per forza però, cosa abbiamo dovuto limare un pochino ed è venuta fuori la necessità voce narrante, che in qualche modo ha legato meglio i salti di scena che si erano venuti a creare con i tagli. Poi anche il discorso di Tarantino, i dialoghi onirici, anche questi qui, sì, diciamo, fanno parte perlomeno della mia, tra virgolette, formazione, la dico grossa. Non ho avuto una formazione particolare, se non quella, diciamo, di fruitore, semplice fruitore di film, di televisione, libri, eccetera, eccetera. Le tecniche, tu citi, piani sequenza, anche quelle son cose, diciamo, in qualche modo acquisite, forse anche involontariamente, con la visione, con la fruizione appunto di film, quindi le tecniche
che si potevano... Da autodidatta, cioè. Sì, sì, diciamo così, molto autodidatta, diciamo. È stato un approccio istintivo, molto istintivo. Però, grazie a queste cose, grazie, grazie alla la genialità, dove c'è un po' di fantasia, anche l'autodidatta magari fa, può tirar fuori dal cilindro cose, no? Che non stiamo a citare qui per brevità di, sempre per brevità dell'intervento, esatto. Ci ritroviamo invece un pochino più, diciamo, ecco, la formazione era, oppure l'influenza, così diciamo, che ci ha suggerito questo tipo di film, almeno per quanto mi riguarda, era più, io ad esempio ricordo commedie specialmente francesi di primi anni 70, come ad esempio, non so se lo pronuncio bene, Le Malheur d'Alfred, che in Italia è stato ribattezzato Alto biondo con Semati intorno, che faceva il verso nel titolo alla saga, tra virgolette, dei Les Charlots, che era il gruppo che da noi è stato chiamato i Cinque Matti. C'è stata una serie di film, Cinque Matti al supermercato, Cinque Matti vanno in guerra, Cinque Matti alle Olimpiadi, Cinque Matti allo stadio, eccetera, eccetera. Noi eravamo cinque. Noi eravamo cinque, Matti ha assoluto, Matti uguale. Di ritorno, la pazzia anche. Cioè, l'influenza è stata più che altro, ecco, quella lì, quel tipo di comicità... a volte anche un po' surreale, oppure ecco, tu citi anche Vanzina, o diciamo, a noi c'è stato dato anche, diciamo, della prima parte soprattutto del film, la piaraccionata, cioè si avvicina molto a quel genere lì, volontariamente o involontariamente, anche lì lo lasciamo, siamo così. Stati noi precursori, diciamo, in realtà, esatto, in realtà siamo stati, cioè. C'era se lo volevamo dire al succo, però è Pieraccione, poi guardando, no, si è fatto, siamo partiti prima a livello temporale. A Pieraccione, e dopo, vabbè, certo, vabbè, poi ci sono certe cose che appunto che a me faceva piacere inserire, loro all'oscuro, perché loro sono più giovani, come sempre citazioni di quanto riguarda il Signor Comando, quindi abbiamo inserito un commissario Bonsanti, che appunto era il commissario che c'era nello sceneggiato. Poi c'è anche uno dei sogni, diciamo, che facciamo quando ci viene data l'opportunità di diventare attori, ognuno parte, anche lì abbiamo dovuto segare, purtroppo c'era lui che faceva un Mission Impossible, un Tom Cruise Mission Impossible, che veramente Tom Cruise levate proprio. Lui è un dottore di AR fenomenale, abbiamo un, come si dice, coinvolto un... Ma non so se si può dire, se perché è rischio, c'è passibile di denuncia al dottore, che ormai è intervenuta la prescrizione, ormai 10 anni, quindi più di 10 anni, quindi possiamo dire nomi, ma anche il nome no, però pronto soccorso di Materica, provincia di Macerata, coinvolto, ovviamente non abbiamo bloccato, nel senso che se fosse non abbiamo interrotto le attività, però abbiamo invaso comunque il campo, usufruito dei locali veri, sì. Quindi la struttura era vera, la location era vera, il pronto soccorso era anche vero, anche il personale sanitario era vero, tranne loro due, tranne io, il paziente. Certo, cioè, il resto erano tutti personaggi che facevano parte del pronto soccorso, non potevamo chiedere anche il paziente, il paziente adesso saremmo stati un po' troppo invasivi, la pazienza se l'hanno messa loro, forse. Esatto. No, però alla fine penso che si sono divertiti anche loro, sì, era diverso. Ancora lo ricordano con piacere. Potremmo stare anche qui altre due ore a parlare, anzi potrebbe, forse in futuro, chissà se ci viene in mente di fare il commento al film, non so adesso quanta gente lo potrà vedere, però il film con sopra il commento del tipo Jalappas, del regista, più insomma del cast tecnico e artistico anche. Lo faremo, è una minaccia, lo faremo, quindi attendetevi questa cosa. Adesso non so, io da lontano non so se siamo a fuoco o no, però vabbè, l'importante sono le parole, diciamo così, quello che diciamo dopo. Poi ci sarà ChatGPT che ci aiuta, ci sostituisce proprio, ci ridoppia, o con qualche software magari. Chiederò di ringiovanire di tutto. Si può fare con qualche software con l'intelligenza artificiale, ormai anche quello è fattibile, insomma. Sì, vabbè, insomma, ecco, le citazioni di queste qui, dei sceneggiati, come Il Signor Comando, poi appunto Il Sogno, questo qui, il mio, che in cui mi calo al posto di Ugo Pagliai.
anche qualche quello un sogno che c'avevo. Uccide appunto anche la scena del cinema, dello spezzone del, diciamo, del fruttivendolo che viene derubato da noi, tramutata in film muto. Anche quello diciamo, ricordi dell'infanzia, dove appunto c'era le famose oggi comiche, che sicuramente loro non si ricordano perché appunto una di strisce. No, me ne ricordo perché ma io penso di essere tanto più sì, per la distanza, io voglio portare avanti, in realtà più o meno siamo lì, quindi no mi ricordo benissimo. Beh, lì però c'è stata poi, diciamola tutta, l'esigenza di sì, anche lì fare il tecnica, esatto, l'esigenza tecnica di fare le comiche, no? Sì. Anche perché insomma il soggetto che avremmo dovuto, avremmo dovuto ridoppiarlo, però ci dispiaceva, esatto, perché era troppo, era palese la cosa, insomma, che non andava bene il parlato, però abbiamo optato per una cosa che penso alla fine sia stata la migliore, apprezzabile, scelta, apprezzabile, sì, la migliore simpatica, scelta in simpatica. Poi, ecco, tu dici giustamente che questo film tocca vari generi, ma è, diciamo, la nostra, o perlomeno la mia, non so se voi siete d'accordo, il fatto che dice quando ci ricapita più, e infatti un lungometraggio non abbiamo più fatto, abbiamo fatto altre cose, più siamo andati a scalare, io di solito uno fa il contrario, parte dai cortometraggi, poi il lungometraggio, la saga, il lunghissimo, poi ci ha fatto il botto iniziale con il lungometraggio, e ci siamo sparati tutte le cartucce possibili, toccando tutti i generi possibili, perché appunto dice quando ci ricapita, e quindi c'è il giallo, c'è la commedia, c'è anche in alcuni pezzi, diciamo, di drammatico, sfioriamo il drammatico, il romantico anche, con la scena quella, diciamo, della luna, no? La scena, sì, la notte prima degli esami, anche lì, sì, anche lì abbiamo pescato, anche lì notte, cioè, prima degli fatto esami, un put purri dentro c'è tutto, esatto. Siamo stati precursori di 360 gradi, sì. Siamo stati muse ispiratrici di non so quali registi, ma no, non c'è stato ovviamente riconosciuto niente. Nulla. Ci siamo autoriconosciuti, siamo autoriconosciuti, e poi complimenti che per fortuna. Però ecco, fortunatamente arrivano a coronare, esatto, lo sforzo e, diciamo, tutte le aspettative che si erano create, più o meno realizzate, quello che è, eccetera. Poi ecco, ci abbiamo poi fortunatamente persone come Serena, persone come te che ringraziamo, ma che trovano poi veramente queste analogie con i grandi, che appunto noi ci possono far altro che ci lusingano, insomma, sempre involontari da parte nostra, perché non vorremmo appropriarci, diciamo, di cose che non dico che non ci appartengono, però che non sono, diciamo, come prima scelta, passatemi il termine. Poi vabbè, pari dopo la fine della colonna sonora, adesso sicuramente qualcosa ci è sfuggito, però non vogliamo dilungarci troppo. La colonna sonora, ecco, quello è stato. Qualcuno ci ha detto che sembrava fatta apposta, cosa che non è possibile, cioè non era possibile, perché sono tutti pezzi già editi, non c'era nessun inedito, insomma, quindi. È stato solamente quello di collegare, anzi molte volte io pensavo già alla scena, già pensando cosa ci sarebbe dovuto andare sotto. Sarebbe dovuto andare sotto come tema musicale. Come tema musicale. Già c'era tutta una poi timeline. Esatto, già pesata. Anche se non troppo, perché come abbiamo detto più volte, in altre occasioni, in altri frangenti, noi molte volte arrivavamo là, la storia a grandi linee c'era. Non c'era magari la scena singola, c'erano altri personaggi, le caratteristiche c'erano già dall'inizio, i personaggi erano quelli. È vero, sì. Però c'è stato qualche taglio perché sì, per indisponibile. Allora, lì come Sam Raimi, non voglio ovviamente, lo dirombavo solo per, diciamo, paragonare questa cosa qui che sto per dire, cioè Sam Raimi la casa l'ha girata con gli amici suoi, quindi una bite, adesso non mi ricordo nel dettaglio, ma so che per esempio la macchina con cui arrivano è la macchina del padre, e tutto il cast, sia tecnico che artistico, erano amici suoi, quindi fatto tutto, diciamo, con i mezzi veramente terra, quelli che ci avevi a portata di... Proprio in house, cioè proprio, sì, in sì, casa, proprio veramente a livello casalingo, anche la scena del finale, diciamo, dove c'è
il commissario che si toglie la maschera, anche quello il Mercedes era di mio padre, quindi esatto, esatto, tutto torna, perché tutto anche torna, tutto, tutto torna, torna. Quindi però ecco, sto dicendo questa cosa, sono dimenticato il, quello che stavi dicendo, quello, il perché ho citato questa cosa, però vabbè, comunque il discorso probabilmente mi verrà fuori stasera, sicuramente stasera, prima c'era di addormentarmi, prima di addormentarmi, prima andare a dormire. No, vabbè, comunque, vabbè, cose che ci hanno detto a più riprese, purtroppo non a livello ufficiale, cioè riconoscimenti ufficiali non sono purtroppo mai arrivati. Però ci sono arrivate anche tante, no? Tante, però ecco, sì, manifestazioni, sì, di... Tante, infatti, anche all'ultima proiezione l'anno scorso in spiaggia, che per una serie di vicissitudini non ho, poteva vantare anche un pubblico maggiore, però è successo talmente tante di quelle cose, no, ultimo ma non ultimo un allerta medio che ci ha fatto rimanere in forse fino a mezz'ora prima della proiezione, e che ci ha costretto a me e a Francesco a tenere il telone perché eravamo in spiaggia, comunque c'era un sacco di vento poi c'era la struttura della su cui era proiettato il film, era un gonfiabile, quindi questo gonfiabile molto tendeva ad andarsene suscettibile via con il vento, a raffiche di vento, era nero, abbiamo dovuto fare le ancore di in più, comunque la per stazza, chi non c'è. È l'avvezzo del mare, di stare al mare, il vento proprio arriva e è fastidioso, quindi anche esatto, le persone che potevano venire, quelle in dubbio, comunque non sono venute, quindi anche il rapporto non è... abbiamo fatto un discreto no, però se ci poteva essere il doppio delle persone, sicuramente c'erano le condizioni meteo giuste, tutti quelli che sono venuti hanno comunque manifestato, e molti era comunque la prima volta che lo visionavo, molti sì, diversi sì, e quindi visto che sono passati così tanti anni avevamo persone giovani, diciamo fresche, esatto, che esatto, non l'avevano sì, mai sì, visto, e quindi sono complimentate, perché nonostante il meteo avverso, nonostante le condizioni sfavorevoli, ma comunque hanno visto qualcosa che gli ha dato, sì, gli ha fatto piacere vedere, sorprese, sono positivo, divertite, esatto, e alla fine esatto, abbiamo ricevuto veramente tanti, io non me l'aspettavo, insomma, di ricevere a distanza di così tanti anni, soprattutto di ricevere così tanti attestati di insomma di gratitudine, esatto, di stima e di stima per quello che abbiamo fatto. Dopo c'è anche da dire che piace nel tempo dietro, comunque gli attestati non ufficiali non ne abbiamo avuti veramente tanti, anche sì, abbiamo dovuto fare due volte al cinema perché abbiamo riempito la prima volta, quindi a livello personale, che poi non so voi, a parere mio sono anche cose più importanti, perché ricevere l'attestato di persone tra virgolette qualunque piuttosto che dell'istituzione, a me comunque ha fatto piacere, senz'altro perché c'è stato un periodo veramente adesso non è, ma però è una cosa che faceva piacere, ti fermavano strada anche fino a non tantissimi anni fa, gente che ancora chiede, ma qualcuno forse anche chiede ancora adesso, ma il seguito quando lo fate, il seguito è molto difficile il seguito in seguito per i 30 anni della pensione quando lo faremo, faremo due cateteri, due flebo e tre fisiologiche, esatto, forse come Aldo Giovanni Giacomo ha fatto Reuma Park, noi faremo una cosa così. Pronto soccorso ce l'abbiamo, i locali sono sempre disponibili, quindi esatto, se ce l'abbiamo, male che va, esatto, vera effettivamente, pronto soccorso esatto, ce l'abbiamo, ecco, non so se rimarrà nel cassetto però adesso con l'intelligenza artificiale che man mano sta evolvendo, allora per certi versi può far paura, perché effettivamente sì, adesso con una riga di testo puoi creare un'immagine, addirittura un video, e poi di qualità è veramente spaventosamente buona, insomma, credibile. Vabbè, quindi ve la buttiamo lì, faremo un film chissà, con l'intelligenza artificiale. Oppure con la stupidità naturale, con la deficienza. Un mix di deficienza naturale e intelligenza artificiale. Ne verrà un capolavoro sicuramente. Un capolavoro. Niente, dai, chiudiamo, perché appunto non vogliamo far venire a barba a nessuno. E di nuovo, Serena, e per chi vedrà questo video, un grazie.
chi non ha visto il film lo veda, se prenda un pochino di tempo, perché dura un'oretta e qualcosa il primo tempo, idem il secondo. Un paio d'orette un paio d'ore di libertà le potete prendere. Esatto. Considerate. Con tante robe che si vedono adesso in giro, magari dai. Si può vedere anche in due tempi. Sì, sì. Alla fine non è che... secondo tempo bisogna stare un pochino più attenti. Perché si può spezzare. Però volendo se c'ha un paio d'ore spezzate... Non esatto. Esatto. Quindi magari il primo tempo lo prendete con un po' più di leggerezza, poi il secondo tempo invece vi mettete lì proprio... Concentrati. Spengete le luci. Esatto. Sì. Cioè, anche perché secondo me la seconda parte è proprio... sfocia proprio in un giallo vero e proprio. Con qualche jumpscare, possiamo dire, sì, c'è qualche jumpscare che funziona perché alla proiezione, io, jumpscare, i giovani di oggi dicono jumpscare, i salti sulla sedia, i vecchi salti sulla sedia. Il vecchio film. Colpo di una volta, esatto, preso un colpo, i questo. Colpi che partivano una volta nei film de paura, come si diceva a Roma, come si dice a Roma, ci sono e quindi approfittatene, dai, o quello. Di nuovo, grazie a tutti, grazie Serena in modo particolare, perché obbligato. Tutti noi siamo obbligati assolutamente. Grazie. Ciao. A presto. Buonasera.